Hai presente le peschette dolci? Quelle con lo zucchero, ecco queste. Oggi la faccio in versione XXL, quindi molto più facile e molto più veloce. Iniziamo. Iniziamo con la frolla, che è quella proprio apposita per fare le pesche, con 500 g di farina, però io me ne tengo sempre un po' da parte, se serve poi raggiungo. 2 uova, 100 g di zucchero. E inizio a lavorarla con una forchetta. Puoi fare, se preferisci, questa operazione in una ciotola. Sarà molto più semplice. 100 g di latte. g di olio di semi. O se preferisci 100 g di burro. g di lievito per dolci. Velocissimo. Deve essere comunque un impasto morbido. Divido a metà, o meglio, una parte poco più di metà, che sarà la parte di sotto, il contenitore. Deve essere un po' di più perché ci sono i bordi da alzare e deve contenere la crema. La stendo. Prendo la misura della carta forno per rivestire sotto lo stampo di 30 centimetri, così sarà più facile mettere la frolla. E la stendo salendo sui bordi. Deve essere un contenitore. Bucherello leggermente con una forchetta. Crema pasticcera. Per prepararla ti lascio il link adesso sopra. Allora, o la utilizziamo così, gialla, oppure la facciamo al cioccolato. Al cioccolato. Quindi sciogliamo un po' di cioccolato fondente, 100 grammi. 20-30 secondi al microonde. Anzi, no. Facciamo una cosa, dividiamo a metà. Così facciamo metà crema gialla e metà crema al cioccolato, così accontentiamo tutti. Me per prima, perché io non sono indecisa, mi piacciono tutte e due. Così. Metà mettiamo la crema gialla e nell'altra metà di crema sciogliamo il cioccolato. Golosissima così. Ecco, chiudiamo con la frolla, la stendiamo. Sigilliamo bene bene i bordi e togliamo l'eccesso.
Con queste poi vi mostro come fare le peschette piccole, che metteremo come decorazione. Formo delle palline piccole, anche perché poi cresceranno, e le schiaccio leggermente. E andiamo in forno a 180 gradi statico, 175 ventilato per 25-30 minuti circa. E già così è una buona crostata. Se vogliamo lasciarla semplice, un po' di zucchero a velo sopra e siamo a posto. Ma siccome voglio fare la pesca gigante, dobbiamo continuare. La giro. Vedi, già così è buonissima. Liquore al kermes, che è quello rosso, che è proprio tipico delle pesche. Però devo prima bagnare la parte di dietro, quindi ritorno indietro, rimetto testa in giù e la bagno con un pennello. Bene anche i bordi. Puliamo e capovolgiamo. La rimetto sul piatto da portata e bagno la parte di sopra. Puliamo bene, vedi com'è bella rossa? Zucchero semolato, proprio come si fa con le pesche. Lo distribuiamo bene con le mani. Poi per le peschette piccole invece le scaviamo e le riempiamo di crema al cioccolato. E poi le passiamo nella kermes e le rotoliamo nello zucchero poi semolato. Tutto qui. E le metto sopra. Qualche fogliolina di ostia per dare l'aspetto delle pesche ed è pronta. Teniamo in frigorifero prima di servirla, perché deve essere bella fresca. Andiamo al taglio. La parte al cioccolato e la parte gialla di crema. Tu quale preferisci? Io tutte e due, non ho dubbi. Grazie per la visione come sempre. Se ancora non sei iscritto, iscriviti, è gratis. Grazie, alla prossima. Ciao ciao.